Controlli a tappeto da parte della Polizia di Stato la scorsa notte contro la mala movida nelle zone calde del centro storico, quelle più frequentate dai giovani, da Corso Italia a Piazza della Badia, da Piazza Sant'Agostino a Campo di Marte. Hanno partecipato al servizio che fa parte di una strategia di più ampio respiro condivisa in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per incrementare il livello di sicurezza nella città durante fine settimana anche degli equipaggi del Reparto di Prevenzione Crimine di Firenze e della Polizia Municipale. Sono stati così controllati 10 esercizi pubblici frequentati in quel momento da 77 persone, 15 delle quali gravate da precedenti di polizia. Per i titolari dei locali dove sono stati identificati gli avventori con precedenti penali, sarà avviato un procedimento amministrativo che, qualora venga accertato un concreto pericolo per la moralità e per l'ordine e la sicurezza pubblica, andrà ad incidere sulla licenza dello stesso esercizio, determinandone la sospensione oppure, nei casi più gravi, la epoca. Era giusto che la popolazione avesse contezza della situazione che stiamo vivendo con questo assalto che c'è quotidianamente da parte dei lupi. È stata una prima assemblea molto partecipata e decisamente animata, quella convocata nella sala parrocchiale di Rigutino, siamo alle porte di Arezzo, da parte del comitato Problema Lupo. Innumerevoli casi di segnalazioni da parte dei cittadini di avvistamenti o casi di predazione, di poche ore prima il caso al parco di Lignano. Sono più di 30 anni che ci sono quei recinti, mai assolutamente, poi sono alti, sono recinti che non sono dell'accessibilità. Questi qui sono animali di 70, 60, 70 kg che vengono sbranati facilmente. Certo che c'è paura, perché io tra l'altro abito in campagna qui alle pendici del parco, se esco di sera vado a chiudere le galline e un lupo è nelle vicinanze, che faccio di notte? Cioè non c'è più sicurezza. Alcuni momenti di tensione ci sono stati durante l'intervento estemporaneo di un esponente del comitato Foresta Foresta, allertata anche la polizia municipale, ma di certo problemi di ordine pubblico non ci sono stati. Nessun lupo ha mai predato umano, tantomeno bambini, quindi noi siamo a disposizione per essere consultati in qualsiasi momento per dare una consulenza se l'animale avvistato è un lupo, canis, oppure se è un cane lupo cecoslovacco, come quelle, per esempio quello che ha predato le tre pecore dell'avvocato. Fosse vero che sono animali selvatici, animali ibridati, a questo punto se non sono lupi sono cani. È sufficiente catturarli, si mettono nei canili e si gestiscono. Il lupo nell'ultimo secolo non c'è mai stato, l'abbiamo quasi portato all'estinzione, dopodiché hanno deciso giustamente di proteggerlo, ma da allora non è stato controllato, siamo arrivati a 3.500, 4.000 lupi, non si sa, siamo fuori da ogni logica. Io posso parlare per la ZRV e la ZRC, che è zona di rispetto di ripopolamento e cattura di Civitella e Monte San Savino. Si è iniziato con uno, poi la coppia, l'anno dopo sono diventati 5, ora a Civitella sono 8, ma non Civitella tutto il comprensorio Civitella. Se dopo andiamo tra il Monte Civitella nei boschi ce ne sono altri, questi sono quelli che sono nati in pianura. I cittadini chiedono tutele alle istituzioni e dall'assemblea è partita una petizione che finirà nel tavolo dei ministeri competenti. Hanno subito trovato rifugio al canile di Badia Tedalda 10 cani di razza Mirotic, di cui 4 cuccioli, ma adesso aspettano un'adozione sicura. Sono i cani di Cristina Gugu, l'allevatrice 50enne stroncata da un malore dovuto probabilmente al freddo e alla fatica, mentre a piedi stava tornando nella sua casetta di legno nell'oasi di Chiocciola, un bosco a 5 km da Badia Tedalda, dove viveva e allevava gli esemplari. Il suo corpo era stato ritrovato solamente martedì, il giorno dopo il decesso, senza vita in mezzo alla neve, con le buste della spesa ancora in mano. Assieme a lei anche 3 dei suoi cani, ormai senza vita anche loro. Una storia che ha commosso tutti. Cristina, ricorda il sindaco di Badia Tedalda, era arrivata in Italia alcuni anni fa. Aveva deciso di vivere nella casetta di legno nell'oasi e di far crescere lì i suoi cani. L'amministrazione comunale negli anni si era spesa per trovarle una sistemazione migliore, ma ancora non era stata individuata un'altra soluzione. Ed adesso il drammatico epilogo
epilogo, ma ora c'è anche un'altra emergenza: trovare una famiglia ai cani rimasti soli. Si tratta di esemplari di taglia grande e robusta, utilizzata per la guardia del bestiame, dal carattere leale. Un nuovo mezzo donato al Calcit, consegnato nel corso di una cerimonia ospitata in piazza San Jacopo. Si tratta di una Fiat Panda che verrà utilizzata per il progetto Scudo di assistenza a cure domiciliari. La donazione è avvenuta da parte dell'Associazione Provinciale Auto e Moto Storiche Città di Arezzo e CNA. In questo caso il mezzo è il quinto che la città ha donato, aziende e singoli privati, grazie al lavoro anche della CNA Social Net, che ha organizzato questo raduno provinciale di auto e moto d'epoca. E in questo momento mettere in risalto questo servizio, che è, diciamo, ben apprezzato dai cittadini, che interviene in un momento delicato per la famiglia, mi sembra anche giusto sottolinearlo e farlo pubblicamente sapere. È un servizio molto delicato, molto, molto vicino alle famiglie, che ha bisogno di sostegni e di servizi adeguati, e ne ha una testimonianza quest'auto. Quest'auto è il risultato di una rete di volontariato che è sempre molto attiva in questo territorio, quindi è una grande ricchezza. Siamo qui a testimoniare la vicinanza a chi soffre, alle famiglie, con questa iniziativa che, insomma, è importante, questa consegna di quest'auto anche di primo livello, e è risultato appunto di 10 anni di raduni di auto e moto storiche che noi facciamo con grande successo e che hanno questo risvolto di solidarietà che ci inorgoglisce. E quindi oggi è un momento importante, la consegna di quest'auto al Calcit, che è sempre il nostro partner ormai da 10 anni. Ancora una giornata di formazione al Centro Chirurgico Toscano. Nel workshop organizzato nella giornata di oggi si è parlato di tendini e loro patologie. Sì, i tendini sono indubbiamente uno degli anelli deboli del nostro organismo. Ho cercato di organizzare una giornata nella quale ho voluto mettere a confronto vari specialisti, non soltanto della chirurgia ortopedica, ma anche della parte riabilitativa e della parte internistica. Quindi un quadro a 360 gradi su un problema veramente importante. Purtroppo la limitazione funzionale è estremamente invalidante, perché finché le articolazioni si muovono in maniera fluida, in maniera adeguata, le persone non si accorgono di averle. Quando poi l'ingranaggio non funziona come dovrebbe, è lì che le persone si rivolgono al medico e diventa invalidante, perché non si riesce più a compiere le attività quotidiane, anche quelle più semplici. Perché in alcune persone, per motivi di predisposizione genetica, a contatto con stimoli ambientali, che possono essere anche quelli di una normale vita quotidiana, lo stress, alterazioni della biomeccanica, alterazioni funzionali delle strutture articolari, nonché agenti batterici e infezioni intercorrenti, possono crearsi dei blackout, degli squilibri immunomediati che causano poi un'infiammazione difficile da risolversi senza delle adeguate terapie. Ci vuole anche l'intervento in alcuni casi? Gli interventi sono necessari soprattutto nelle patologie datate, e come dicevo è importante la collaborazione con l'ortopedico, poiché le alterazioni biomeccaniche tendono a sostenere l'infiammazione. Grazie. Buongiorno. La memoria, lo dice la parola stessa, è per ripercorrere dei percorsi della storia e ricordarli a chi o non li ha vissuti o chi non li vuole ricordare. La sua raccontata attraverso il cinema. In occasione della giornata della memoria, il Cinema Eden ha ospitato la proiezione del film Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, con la presenza in sala del regista Giulio Base, nel corso di un'iniziativa promossa dalle ACLI, dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, da CISL e MCL. Il giorno
della memoria e il tema appunto della, della Shoah è qualcosa che rimane nella pelle del nostro popolo e di tutto il mondo, quindi è bene che i giovani sappiano quello che è successo e lo portino avanti questo pensiero, soprattutto perché per la pace nel mondo serve riscoprire appunto l'attenzione a quello che è stata la nostra storia e gli sbagli del passato. Presentato in anteprima alla 15ª edizione della Festa del Cinema di Roma e poi trasmesso su Rai 1, Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma restituisce la drammaticità della storia attraverso un viaggio introspettivo nella coscienza di un gruppo di adolescenti ebrei e cristiani. Da quando l'ho vista in questa foto, trovata in soffitta, mi sono chiesta spesso, perché io? Perché era lì ad aspettare proprio me? Chiusa in una valigia da decenni. Da quando neanche voi eravate nati. Perché? E mentre Sara continuava a tenermi per mano, mi sono resa conto che il mio perché non ha senso. Perché verrà da sé? Una scolaresca di ragazzi liceali che trova una lettera di una certa Sarah Cohen, cominciano a informarsi, di cercare dove trovarla e non trovandola si mettono all'opera. Questa è la cosa che ci piace di più di questo film, cioè dei giovani che si mettono all'opera, non si mettono così in maniera supina ad accogliere la storia, ma attraverso un testo teatrale, quindi una scrittura, quindi una messa in scena, quindi dipinti, qualcuno fa il regista, eccetera, per mettere in scena questo dramma e rincorrere questa Sarah Cohen. Quindi è sostanzialmente la Shoah vista attraverso gli occhi dei giovani.